Grazie per la vostra partecipazione in questo splendido luogo che, come ho detto privatamente al sindaco, è un merito dell'amministrazione anche non rovinare ciò che è stato dato, anche se ci sono bellezze naturali, architettoniche, artistiche, riuscire a mantenere in tonso è già un grande risultato. Questo incontro è stato organizzato dall'Associazione Gemino con la fattiva collaborazione dell'Associazione Lanciano Europa. L'associazione Gemino è nata da un paio d'anni e si occupa essenzialmente di formazione e formazione politica. È nata al Friuli Venezia Giulia, infatti insegno questa di Teramo, ma anche questa di Trieste. E dal Friuli Venezia Giulia è migrata anche in Abruzzo, dove ha trovato delle persone di buona volontà per investire sui servizi, sui sé, che ringrazio gli allievi di questa seconda edizione della scuola di formazione politica. L'anno scorso abbiamo iniziato a Teramo, quest'anno a Lanciano, la terza edizione sempre nel territorio di Sassi. Veniamo al tema dell'incontro di oggi, la crisi politica e antipolitica. Diciamo subito che c'è un'interpretazione a livello un po' del pensiero occidentale, per cui il concetto di crisi viene visto come qualcosa di essenzialmente negativo. In altre culture non è così. La crisi significa semplicemente cambiamento. E il cambiamento di per sé non è una cosa completamente, assolutamente negativa. Il cambiamento significa anche nuove opportunità. E vorrei che poi i nostri illustri ospiti su un momento sviluppino anche qualcosa riguardo a questo tema. Il secondo tema dell'incontro di stasera è politica e antipolitica. Questo è un tema veramente molto scottante, anche perché spesso c'è una certa politica che chiama antipolitica quello che appunto è nuovo, che costruisce il rinnovamento, o la critica a modi di gestione francamente ormai insostenibili a tutti gli anni. Allora vorrei, se gli ospiti sono d'accordo, far parlare l'onorevole Marani, quello che viene presentato per ultimo, se siamo tutti d'accordo. Aspettando il presidente della provincia, chiedo al dottor D'Alessandro Alfonso che vuole iniziare a parlare. Benissimo. Io chiederei se è possibile che i relatori parlino circa mezz'ora, non di più se possibile. Dopo farei aprire il dibattito, cioè dopo naturalmente ci possono essere altri interventi alla luce del dibattito. Buon lavoro e grazie a voi tutti per la partecipazione. Grazie. Grazie innanzitutto al professore, a Francesco che anima questa associazione e che aiuta anche noi a farci carico di ciò che la politica appunto non si fa carico, e della riflessione, del pensiero, per poi poter elaborare l'azione. Io vorrei iniziare il mio ragionamento, ci ho pensato mentre in questi giorni parlandone con Francesco, ritenendo che forse l'associazione ha colto il tema che attraversa non solo la cosiddetta classe dirigente della politica organizzata, ma attraversa tutta la società, coinvolge tutti e non è un problema solo della politica, è un problema dell'impresa, è un problema del mondo delle rappresentanze, penso ai sindacati, penso alle associazioni di categoria, è un problema che attraversa tutta la nostra società italiana. Non è un problema dei partiti, il tema della politica e dell'antipolitica. Va ben oltre ed è oggetto per esempio di approfondimento culturale come quello che fa oggi questa associazione. È un problema degli amministratori locali, c'è il sindaco di Fossa Cesia che saluto, perché si scontrano e si confrontano ogni giorno con i problemi di natura amministrativa, ma che hanno poi un reverbero assolutamente nella percezione della qualità della vita collettiva, e da qui nasce un sentimento. Quando ho pensato al titolo del convegno Politica e Antipolitica, mi sono posto
un tema, mi sono posto una domanda e cerco di darmi, aiutandomi con questa domanda, una risposta. Di certo il contrario di politica è antipolitica. Ma qual è il sinonimo di politica? Perché se noi svelassimo fino in fondo questa domanda, rispondessimo fino in fondo a questa domanda, riusciremo a capire anche esattamente quanto è profondo il contrario della parola politica. E quindi diamo per certo che il contrario di politica è antipolitica. Vorrei cercare di invece capire qual è il sinonimo, quasi come se aprissimo un vocabolario dei sinonimi contrari e andassimo a cercare la parola politica e individuare quali sono i sinonimi che si avvicinano, che la descrivono, che la sviluppano. Il gioco è molto complicato perché è evidente che non rimane tutto attorno ad una parola che la può spiegare. Ma se rispondiamo a questa domanda, ci accorgiamo che ciò che non è politica, ciò che non è sinonimo di politica, poi genera inequivocabilmente tutto ciò che è antipolitica. E allora, se questa traccia logica la posso seguire in questo ragionamento, mi sembra di poter dire che la politica nella notte dei tempi nasce perché ci si rende conto quasi spontaneamente che le comunità che si organizzavano naturalmente non potevano essere più governate dalla regola della dimensione personale o della esigenza personale, della soddisfazione all'esigenza personale, ma si scoprì che magicamente la soddisfazione di ciò che mi premeva passava attraverso una soddisfazione più ampia, collettiva. Da qui nasce la ragione della politica che si occupa di organizzare la città e attorno alla città di organizzare la comunità, dentro la città la comunità. Per cui la politica è esattamente lo straordinario strumento che consentiva alle comunità di organizzarsi, di convivere, di vivere, di darsi delle regole, di darsi delle ambizioni. E poi di ambire a raggiungere livelli di soddisfazione ulteriori. La politica nasce per risolvere i problemi. Se la politica nasce per risolvere i problemi, quando la politica non risolve i problemi, quando la politica non si fa carico dei problemi, quando la politica è concepita come la cosa più distante a ciò che mi è più vicino invece, e cioè che il problema dell'oggi che mi si presenta di fronte dal problema più immediato, che può essere quello che affronta il comune ogni giorno, al fabbisogno di lavoro, alla necessità di avere una prospettiva, al diritto allo studio, al diritto all'approfondimento, al diritto alla crescita, al diritto all'infanzia, tutte queste sono domande. Se la politica non risponde alle domande o è percepita incapace di rispondere alle domande che provengono dalla gente, è automatico che si sviluppa quel sentimento contrario, che è l'antipolitica. L'antipolitica è l'affermazione di una politica che non fa. L'antipolitica è esattamente il contrario di ciò che dovrebbe essere lo strumento che noi ci diamo per risolvere le questioni della vita collettiva. Io penso questo sia accaduto nel Paese. E sono d'accordo con il professore quando pone alla nostra attenzione che la crisi non sempre è solo un problema, ma può essere foriera di opportunità, perché la crisi brucia ciò che c'è dietro, anche le certezze, anche i diritti, anche ciò che noi credevamo essere finalmente raggiunto rimette tutto in discussione, ma automaticamente genera delle prospettive, naturalmente ci convoca ad una nuova dimensione, e anche qui viene riconvocata la dimensione della politica in termini laico, non partitico, cioè di fronte al cambiamento la politica è in grado poi di immaginare delle risposte a ciò che intanto brucia la crisi e che non si ferma. La crisi evoca, a mio giudizio, anche un'altra idea, che è l'idea del movimento. La crisi non è ferma. La crisi è in continuo movimento,
cioè consuma e affronta ogni giorno le questioni della vita collettiva. Bisogna capire se la politica corre alla stessa velocità dei fenomeni reali che la crisi pone, o se la politica è incapace di corrergli dietro, se la politica si limita a corrergli dietro, cioè semplicemente a seguire le emergenze, o in grado di anticiparle oltre che di fronteggiarle. Nella politica, e dunque nell'antipolitica, vince. L'antipolitica si genera e vince sulla politica quando ci si limita semplicemente a rincorrere, a fronteggiare l'emergenza, la condanna maledetta ad un presente che non riesce mai a trovare una minima visione, un'indicazione, una rotta, una via. E se ci pensate fino in fondo, la crisi che ha generato effetti nell'economia, nella vita delle persone, che è fatta poi di posti di lavoro che non ci sono, di prospettive di occupazione che non ci sono, di difficoltà di intrapresa che non ci sono, di mortalità delle imprese, tutto questo però si confronta e si scontra ogni giorno con coloro i quali dovrebbero poi darle le risposte. Ma non perché hanno la bacchetta magica e perché possono pensare che quasi appunto con un batter di dita dal tecnico, dalla competenza tecnicale Monti o dall'innovatore più innovatore che ci può essere, che ha le mie simpatie come Renzi, si possa trovare una soluzione immediata al problema che oggi si vive. La politica non ha solo quel dovere. La politica, oltre a fronteggiare l'emergenza, ha il dovere di indicare la via, la prospettiva, dove si va a parare. Dove si va a parare rispetto a tutte le variabili che ci sono e che sono in campo. E appunto io vi dicevo, se pensiamo e se pensate fino in fondo a come si sta ragionando, reagendo, rispondendo alla dinamica della crisi, io penso che noi la potremmo legare limitatamente all'oggi, alla condanna di un presente che praticamente brucia ogni giorno se stessa senza immaginare una prospettiva. Se quindi io potessi indicare le due ragionamenti alla vostra attenzione, certamente cercherei di indagare fino in fondo per capire l'antipolitica qual è il sinonimo della parola politica e allo stesso tempo il movimento rispetto alla staticità, movimento della crisi rispetto alla staticità della politica. Ora, questo ragionamento conduce, va alla conclusione perché non sia né noioso io, ma soprattutto per sentire il contributo degli altri, impone non solo di parlarne e di ragionare di ciò che è la politica, di ciò che ti spiega l'antipolitica, di ciò che si fa in comune ogni giorno. Ogni cambiamento, ogni passaggio è fatto da chi poi la partita la gioca, da chi decide di rimanere sugli spalti, da chi si mette la maglietta, da chi scende in campo, da chi tira il rigore, anche sbagliandolo, è fatta di queste cose. E in un momento di passaggio, la storia è stata fatta di tanti passaggi, si sviluppano delle categorie. E senza sbagliare nel semplificare, però poi due ce ne sono, alla fine, quelli che ci provano e quelli che stanno a guardare. E se c'è una condanna che io mi sento di lanciare alla politica e quindi anche alla mia parte politica e dunque sfidando me stesso e tutti gli altri a ragionarci su, è che non si può aspettare che il trionfo in ogni passaggio degli inermi di fronte all'antipolitica facciano poi vincerla sui buoni propositi che la politica comunque ha. E per politica non intendo i partiti, non intendo le organizzazioni attuali, né le organizzazioni di ieri, senza nostalgia, né quelle che ci saranno domani. Intendo la politica. E allora io non mi iscrivo al partito degli inermi che sta a guardare. Voi oggi non vi iscrivete al partito degli anni che sta a guardare occupandovi di questo tema,
Perché poi la storia consegna queste due figure, cioè coloro che, quali la partita l'hanno giocata e coloro i quali no. Di fronte a tutto questo io penso che la prospettiva del nostro paese richiederà necessariamente degli scontri, e questa parola non è una brutta parola, perché lo scontro, intanto si possono scontrare le idee, poi si possono scontrare punti di vista differenti, poi però prevale qualcosa che è il frutto di questo tempo. Perché che cos'è il frutto di questo tempo? Qual è la lettura di questo tempo che si dà, di questo tempo e del tempo che verrà? O siamo ancora maledettamente legati a formule, nozionismi che vengono dal secolo scorso e che in qualche maniera si ripropongono in modo più o meno modellato e che diventano le regole, diciamo, o le lenti di ingrandimento con cui guardare una società completamente diversa rispetto a quella esattamente di 100 anni fa? Io non so se posso fare riferimenti alla mia dimensione, al mio partito, senza criticare gli altri. Ma se io immagino il secondo tempo del partito a cui faccio parte, mi riferisco al Partito Democratico, cioè un parlamentare che certamente potrà evidentemente convenire o meno, e penso che il secondo tempo del PD è quello di un film invece già visto, concluso, chiuso, perché il tempo lo ha superato, cioè la riedizione di una supposta maggioranza socialdemocratica scimmiottante, quella che c'era nel secolo scorso e che dovrebbe in qualche maniera riproporsi per leggere con quelle lenti di ingrandimento quello che accade oggi, poi si finisce anche per firmare il referendum su una riforma del lavoro che c'è stata, si finisce a fare delle scelte che non c'entrano nulla con il tempo che noi viviamo e non c'entrano nulla soprattutto col tempo che dovremmo vivere. Concludo. Da sempre la politica, con gli alti e con i bassi, si è occupata di tentare di lasciare qualcosa in più di quello che aveva trovato. Questa era la formula. Per cui le condizioni dei nostri genitori sono state più o meno migliori di quelle dei nostri nonni, quelle dei nostri nonni sono state migliori di quelle dei nostri bisnonni, parlo in termini di solidità economica, cioè lì c'era una specie di patto generazionale dove non poteva prevalere l'egoismo dell'oggi a danno del futuro. Quando si dice che dagli anni 80 in poi, nel sindacato, nella politica, ha vinto l'oggi e quindi la condanna all'oggi e alle emergenze dell'oggi, significa aver scaricato al futuro tutte le non scelte, tutte le non soluzioni, tutti i problemi. Voglio fare un esempio, le baby pensioni sono l'esempio più evidente di come sia stato aggredito il diritto al futuro di giovani non ancora nati, i quali non l'avrebbero mai avuto e non l'avranno mai più, non quel diritto, ma neanche una cosa che si assomigliasse a quella per il pensione. E allora oggi c'è questo in campo. Noi dobbiamo recuperare fino in fondo il valore della politica, e concludo, ritornando esattamente a quella che è sempre stata, che è e che dovrebbe essere, cioè occuparsi dell'oggi, ma per lasciare al futuro non i problemi, non le difficoltà. Molti di voi sono giovani, giovanissimi, decideranno di avere una famiglia o meno, decideranno di avere una prospettiva. Quel tempo non può essere più delegato, quel tempo va occupato, e per farlo va ripensata la funzione della rappresentanza. Non è pensabile che ci sia un popolo di rappresentanti ristretto
è un larghissimo popolo di rappresentanti. Perché questo equilibrio che non funziona più tra rappresentanti e rappresentati ha generato quella distanza siderale che ha generato questo sentimento diffuso di antipolitica, che non è grillismo, perché il grillismo è la deviazione dell'antipolitica. L'antipolitica è la percezione invece esatta di quanto la politica non funziona. E quando la politica non funziona, poi si generano i fenomeni deviati. Quando la politica funziona, non c'è spazio. Se c'è buona politica, non c'è spazio per null'altro se non per una protesta che in ogni tempo c'è stata. Ecco, io credo che se questi sono i binari del nostro ragionamento, noi dobbiamo continuare ad approfondire partiti, le organizzazioni tutte, perché ripeto, questa sfida non riguarda solo i partiti, riguarda un po' tutti. E se questa società oggi non funziona e ci sono veramente difficoltà davanti agli occhi dei giovani, immaginando quello che dovrà essere domani, non è solo perché ha fallito la politica dei partiti, perché c'è stato quasi un patto, in questo caso generazionale, improntato ad un egoismo generazionale, che ha generato il paese che noi oggi abbiamo e che non ci abbiamo più nei diritti, nelle prospettive, nelle sicurezze, e che in qualche maniera dobbiamo riagguantare, sapendo che ciò che è stato non sarà, ma ciò che sarà dovrebbe cominciarlo a vivere o a decidere chi quel tempo lo vivrà. Grazie. Ringrazio il dottor D'Alessandro, anche perché è rimasto ampiamente nei tempi previsti. Do la parola al dottor D'Alfonso. Anch'io sono lieto, contento e soprattutto riconoscente nei confronti di coloro i quali hanno organizzato questa nuova edizione, credo di una parte conclusiva del Master, e mi convince molto, diciamo, il carattere itinerante, un contributo alla buona vita da parte dell'università nei confronti del territorio, di ciò che sta a cuore al territorio. Quindi davvero stringo la mano sia al professore Ungaro che ai suoi impegnati studenti. Io vorrei cercare di aggiungere qualche provocazione e anche qualche riflessione, tentando anche di essere, diciamo, scandaloso nel tematizzare con i miei apprezzati interlocutori. Sono contento che c'è anche l'onorevole Maran, del quale mi convince molto l'approccio e anche, diciamo, il coraggio innovativo nell'essere rappresentante di tutta la nazione in quella specialissima aula parlamentare. Allora, il professore ci ha già aiutato nel sollevare quali sono le grandi questioni tematiche di questo incontro: crisi politica ed antipolitica. Intanto mettiamoci d'accordo, la crisi evoca sempre la categoria del passaggio, quella del cambiamento e quella del passaggio. Passaggio e cambiamento evocano degli scossoni, il venire meno di un equilibrio. E chi è che è convocato dalla venuta meno dell'equilibrio che viene portato con sé dalla crisi? La convocazione riguarda la politica. E se all'appuntamento della convocazione della politica la politica non è all'altezza, scatta la rottura. E io leggo quello che in termini di volgarizzazione si chiama antipolitica come l'inadeguatezza della politica. Non sono neurochirurgico, come sanno essere alcuni giornalisti e alcuni filiformi parlamentari, i quali dicono che anche l'antipolitica ha una sua dignità politica. Sono appassionato, sono coinvolto, sono interessato nell'aderire ad una lettura di una certa scuola di pensiero anche scientifico che si sagoma nel campo accademico come scienza della politica, che vede come espressioni secondo me apprezzate Gianfranco Miglio, Lorenzo Ornaghi, ma anche personalità tipo l'onorevole Melis, che è compagno di impegno politico dell'onorevole Maran, i quali tentano di distinguere la politica che si guadagna l'appartenenza della cittadinanza e della comunità rispetto alla politica che non ce la fa a guadagnarsi questo, ma la categoria, il paradigma e la funzionalità.
Quando la politica funziona, porta a casa con sé la partecipazione, il coinvolgimento, il sì, il consenso, anche una crescita collettiva di responsabilità. E poi su questo e di questo dirò qualcosa anche di storicamente dato. Quando invece la politica non funziona, si determina la confusione, il protagonismo della folla, la mancanza di ruolo dirigente, e noi di questo ci dobbiamo occupare. Io provo a dare un contributo. Poniamoci una domanda: qual è il più importante strumento che utilizza la politica per riuscire a funzionare? E qual è lo scenario grazie al quale la politica può essere verificata? Lo scenario è lo scenario del potere. Lo strumento più importante della politica è il potere. Vedete, io do un giudizio dell'esperienza di Monti, do un giudizio quando sono decisore territoriale e do un giudizio quando interloquisco con personalità della politica nazionale come Maran, ma anche con studiosi di rilievo nazionale come il professore Ungaro. Per me Monti ha regalato all'Italia un pezzo di Europa. Una volta l'onorevole Barbi diceva: facciamo in modo che ci sia più Europa in Italia. Ci ha regalato un pezzo di europeismo, nel senso che ci ha insegnato l'aggancio all'equilibrio di bilancio. La decisione istituzionale pubblica deve avere l'immediata copertura del controcanto del bilancio pubblico. Questo nobilmente va sotto il nome del patto di stabilità. Ma accanto a questo, a mio avviso, lui, Monti, e la sua squadra di governo ci ha richiamato l'attenzione sulla grande questione che le decisioni hanno bisogno anche di risorse, della mobilitazione delle risorse. Noi storicamente abbiamo saputo che l'unica risorsa che merita di essere citata è la risorsa finanziaria. E la risorsa, virgola, e di queste la risorsa finanziaria, è compito della politica di precisare dov'è e dov'è nelle giuste quantità. Io però voglio qui dire ad alta voce, in termini molto semplificati, che accanto alla risorsa finanziaria c'è un'altra dignitosa risorsa, che è la risorsa del potere, che coincide con l'espressione risorsa della norma, che va usata. Un bravo amministratore è l'amministratore che non fa la danza della lontananza rispetto alla norma, che non fa la danza della lontananza rispetto al potere, ma lo usa il potere e usa la norma. Poiché l'onorevole Maran non è un testimone passivo delle attività del Paese, io per esempio sostengo che Passera, se si dovesse sottoporre ad un giudizio evangelico, verrebbe bocciato. Perché avrebbe tutti i talenti, ma non sta combinando nulla. Salvo un eloquio avvolgente, salvo l'espressione diciturale ogni volta azzeccata, agenda di qua, agenda di là, ma non accade il fatto successivo. E il fatto successivo è l'accadimento che noi vogliamo che si verifichi, è l'accadimento di una nuova stagione di nuova natalità imprenditoriale, è l'accadimento di una nuova stagione di nuova realizzazione infrastrutturale, come fanno le agende nazionali della Francia, della Germania, delle migliori regioni statuali degli Stati Uniti, dove cioè c'è un'agenda di priorità che poi trovano copertura finanziaria, copertura amministrativa, copertura normativa, copertura di priorità, ed sono esattamente i campi di lavoro della politica. Io adesso lo dico e spero che venga registrato, mi permetterò una battuta. Io sono stato compagno, diciamo, di militanza istituzionale in un periodo, 95-2000, di un presidente della giunta regionale che era gradevole, usava tutti i congiuntivi al momento giusto, aveva anche un che di bravura anticipatoria rispetto all'europeismo che ci serviva. Aveva anche una nobiltà di storia di provenienza, conosceva tutte le arti del temperamento mite. L'unica cosa che non faceva però, non prendeva una decisione neanche con il fucile. E lui
Se si trovava in Abruzzo, diceva che avrebbe cominciato a fare quando sarebbe arrivato a Bruxelles. Se si trovava a Bruxelles, diceva che avrebbe cominciato a fare quando sarebbe tornato in Abruzzo. Io ho la sensazione che sul tema delle emergenze che ci riguardano ci sia un atteggiamento da stale olio del tipo di quello del presidente che ho richiamato. Si parla su un versante delle necessità della vita delle imprese e si invoca, come se fossimo in una permanente trasmissione o televisiva o accademica, tutto quello che servirà di fare, salvo però mai incolonnare tutto quello che serve. E come ci possiamo meravigliare che poi non si determini uno spazio crescente di ruolo della politica o di una condizione di sospensione della dignità della politica nella sua capacità di promuovere efficacia, efficienza, funzionalità? Quali sono le caratteristiche che si devono instradare nel rapporto potere pubblico-cittadinanza? E il potere pubblico nasce per cessioni di sovranità dei cittadini. Non è figlio dell'immaginazione di Crizia o degli Optimati, sono i cittadini che organizzano l'insediamento del potere pubblico attraverso le quote di fiscalità per la parte in cui il potere pubblico genera anche erario e attraverso la rinuncia alla propria forza individuale, facendo in modo che nasca la concentrazione della forza pubblica in capo al potere pubblico. Ma il privato cittadino, quando fa questo, poi si attende l'altra parte del contratto, perché va in onda un contratto di tipo sociale, e nell'altra parte del contratto devono accadere una serie di realizzazioni che consentono alla vita del cittadino, quella che si chiama la buona vita, che è caratterizzata da facilità nei rapporti col potere pubblico, con l'amministrazione, da velocità. Deve darsi luogo, insomma, la comodità è una categoria che svela, rivela, fa toccare con mano se un sistema funziona o meno. E non è possibile che quando ci si approccia ai centri di erogazione dei servizi tutto è molto complicato. Io non voglio parlare adesso della sanità, voglio parlare di questo soggetto centralissimo che è l'impresa. L'impresa, quando ha da nascere il suo progetto nuovo, la pubblica amministrazione, virgola, il potere, si devono compiegare, devono diventare una funzione, una proboscide al servizio. Se è vero come è vero che esiste una grande questione, che è la mancanza del lavoro per coloro i quali hanno forza lavoro. Se questo è, la politica di che si deve occupare? Precisare quella che in America si chiama l'interesse nazionale, quella che un grande Giuliano Amato, molto meglio di quelli che vanno in giro adesso, molto meglio, diceva: il problema dell'Italia è che non c'è un'agenda con l'interesse nazionale. E che cos'è l'interesse nazionale? È quella quantità di obiettivi, sopra tutte le parzialità, che si realizza a prescindere dei colori che prevalgono, è quella che i veltroniani di sangue buono chiamano l'agenda Monti, che deve durare anche dopo Monti. Vedete, quando si verifica la crisi, e la crisi non è una stagione sola in tutte le stagioni della vita collettiva, ogni volta che si introduce un potente fattore di cambiamento che riguarda la produzione dell'inchiostro per fare sì che il diritto all'informazione sia un diritto vissuto e partecipato, oppure quando si introduce nella vita collettiva un potente generatore di forza motrice, come potrebbe essere quel liquido straordinario che è anche causa di guerra nel corso dei secoli, come il petrolio. Insomma, quando si determina un potente acceleratore nell'attesa della comodità della vita dei singoli e delle collettività, lì si crea una crisi. E la crisi richiede da parte della politica un continuo adeguamento, un continuo pensamento di nuovi strumenti. Io mi sono guardato qualche pagina di storia che convince. Se potessimo datarla, ecco, è arrivato il presidente Giuseppe Antonio, che ci fa piacere accogliere con un saluto. Mi sono riletto qualche pagina di storia che convince e ho trovato per esempio una grande stagione di crisi che venne rilevata, fotografata e fronteggiata e risolta al tempo, diciamo, della fine delle prime espressioni monarchiche dell'antica Roma e l'arrivo della prima forma repubblicana. La goccia che si studia nei libri di scuola media inferiore fu una vicenda di amori e di sentimenti e di prepotenze ad opera di Tarquinio il Superbo.
Ma la vicenda chiamava in causa la presa delle terre da parte di coloro i quali con le terre dovevano procacciarsi il da vivere, ed erano i plebei del popolo minuto. Che cos'è che si determinò da parte della politica come reazione? Si determinò l'espressività di una intuizione di innovazione politica, istituzionale, giuridica, che era la possibilità riconosciuta anche ai plebei di esprimere una presenza all'interno della dualità dei consoli di governo. Anche i plebei ebbero la possibilità di partecipare. Vedete, l'adeguamento istituzionale è uno strumento per fronteggiare la crisi, per superare la crisi. E chi se ne deve fare carico? La politica, alla condizione che abbia le idee, che non sia la competizione politica, il combattimento della politica e nella politica, che non sia una vicenda di pettinatura di capelli o di dimensione estetica, anche se l'espressione estetica ha dentro di sé anche la radice semantica, epica, ma non può essere insomma una questione di velocità espressiva ciò che fa preferire l'uno all'altro. Deve essere una qualità della proposta politica, deve essere una qualità della prefigurazione politica. Consentitemi un esempio ancora. Noi viviamo un pezzo del nostro tempo politico corrente all'insegna di una priorità che sta reggendo le agende delle province. Nelle province e anche nelle prossimità della vita delle province si sta discutendo se accettare o meno e come accettare questo invito del governo del paese alla razionalizzazione del numero delle province. Come siamo arrivati intanto a stabilire questa priorità? Ci siamo arrivati con dei requisiti, con degli indicatori e dei criteri che sono veramente figli dello sbadiglio. Si è stabilito come criteri per razionalizzare le province due elementi che gli avvocati penalisti direbbero che sono inconferenti: il criterio del suolo e il criterio della densità abitativa. Sono due criteri assolutamente inconferenti con la natura specifica di funzionalità delle province. Ma siccome anche quando si prende la palla per il verso sbagliato può funzionare, io dico lasciamo stare. E lasciamo stare che chi si è occupato di questo sia solo un giurista, quando nel Consiglio dei Ministri abbiamo un bravo conoscitore della dinamica economico-territoriale come Fabrizio Barca, e probabilmente lui poteva inquadrare come riorganizzare le aree ottimali del paese. Alessandro, andava fatto un dibattito all'altezza per cercare di capire se non avevamo ancora il tempo per provincializzare lo Stato e la pubblica amministrazione dei territori, facendo in modo che si asciugassero tutti quei tronini che ci sono nel territorio, che si chiamano per esempio il direttore della motorizzazione, il provveditore agli studi, l'ex figura dell'intendente di finanza. Potevamo immaginare noi che nel luogo dell'ente provincia si concentrassero tutte le articolazioni della pubblica amministrazione, determinando la provincializzazione della pubblica amministrazione e la univocizzazione della pubblica amministrazione? Ci voleva un'idea prefigurata, una lettura anticipatoria dei fatti. Ci voleva la previsione, ci voleva la dimensione del progetto, ci voleva la politica che andava in onda, ci voleva insomma un questionare sulle cose che ci riguardi, non l'estraneità che vedo io a volte, che poi produce paura, timidezza, invisibilità, trasparenza di alcuni parlamentari che sono trasparenti, ma la trasparenza non quella che invocano i carabinieri, la trasparenza è la invisibilità. Vedete, e la dico in termini concreti perché mi piace molto questo profilo della concretezza quando si comunica, ma non per organizzare una narrazione da San Giovanni in Venere, che la concretezza collega alla cosa la parola. Vedete, io l'altro giorno, partecipando ad un dibattito di presunti sapienti alla provincia di Pescara, ho detto: ma siamo sicuri che alla cittadinanza interessi la razionalizzazione degli enti provincia? La provincia è stata prima svilita, demolita,
E poi è chiaro che la sepoltura va da sé. Io non voglio parlare, non mi voglio cimentare in ordine alla razionalizzazione degli enti provincia. Se io dico a un cittadino della mia provincia, della mia regione, quante volte ha parlato col segretario generale della provincia, lui mi dice non so manco che esiste, perché è svilito e privato delle competenze. Io invece voglio lavorare alla razionalizzazione delle comunità provinciali, dei territori provinciali, delle funzioni, dei flussi provinciali, delle reti provinciali. Voglio creare un'amalgama di spazi omogenei che ridanno, perché la politica deve fare questo continuo lavorio ad amalgamare, a compattare, a rendere più funzionante, sapendo che anche le categorie delle grandezze, delle funzionalità, col tempo cambiano. Ciò che cercavamo nell'Ottocento come categoria della forza, che era la grandezza, nel 2000 è rotto, nel terzo millennio. La grandezza non vale nulla sul piano della qualità della vita nei territori. A Mantova si vive molto meglio che a Bari, perché dove si organizza la vita della persona serve la piccolezza e la prossimità. Dove devono funzionare le grandi infrastrutture serve la grandezza. Insomma, dal livello delle regioni in su vale la grandezza, dal livello delle regioni in giù vale la prossimità, la capacità di compiegarsi di uno spazio. A Campofilone, nelle Marche, è nata una delle più importanti imprese del mondo che fa la pasta all'uovo, altro che della valle. C'è una signora bravissima che non ha esattamente la forma per fare la presentatrice al TG5, è straordinaria, perché lei ha potuto disporre di tutto un sistema di attenzioni delle istituzioni di quel territorio, per cui lì è nata una delle più importanti aziende del mondo nel campo alimentare. E lì è andata in onda una cosa che si capisce, che funziona, che crea la credibilità della politica, quando la politica accompagna, orienta quel livello di organizzazione. Concludo, perché non devo solo io dire. Se dovessi sostituire per un attimo quel loquace che in un partito politico italiano importante, oggi e domani, come il PD, che corrisponde al nome di Fassina, lo dovessi sostituire, io riempirei una scheda, insomma, adempirei ad un compito, quello di stabilire quali sono le priorità per l'agenda, diciamo, della crescita. Innanzitutto, davvero ripenserei a tutte le procedure destinate alla nuova natalità imprenditoriale. L'ho detto anche in un'altra occasione, sono amico dell'ambasciatore turco in Italia, che è un formidabile imprenditore che ha preteso di studiare l'ENA francese per fare poi diplomazia. In questo governo di Erdogan, che davvero incarna il pensiero dei giovani turchi, ma dove il pensiero dei giovani turchi è la declinazione della modernizzazione, non è la declinazione di una pretesa sostitutiva. E l'ambasciatore Aki Akil, alla mia domanda: ma ambasciatore, perché la Turchia riesce a rappresentare così formidabilmente la Germania del mare? Come mai ci riesce? Mi ha detto: D'Alfonso, amico mio, per due ragioni. La prima, diciamo, un calcio alla schiena, perché da noi non esiste la siesta. Molto tedesca questa risposta, però era musicalmente scherzosa. La seconda, perché da noi ogni impresa, quando vuole realizzare il proprio progetto di vita, ottiene il suo sì in 6 giorni. Ma noi, a fronte della quantità di parole che sono state fatte da quando c'era il giovane ex radicale alla guida della Commissione Attività Produttive della Camera, come si chiamava lì? Quello che fa pensare ad un generale che, se dovesse assumere lui la guida delle forze armate, siamo sicuri che non si faranno più le guerre. Daniele Capezzone pose il tema davvero dell'autorizzazione unica a fronte di qualsiasi esigenza della vita delle imprese. C'è una scelta di campo che supera completamente la lettura dell'Ottocento, che in ragione dell'impresa si divide il campo in due parti:
da una parte il datore di lavoro e dall'altra parte conflittualmente il lavoratore. Noi dobbiamo superare quella lettura e riconoscere la centralità dell'impresa. E davanti ad un progetto di vita di un'impresa, la pubblica amministrazione deve usare per intero l'unico potere illimitato che c'è, che è il potere della risorsa normativa, e consentire che ci sia facilità di espressività. Non è possibile che a Ortona, un colosso del nostro territorio regionale, per adempiere ad un contratto internazionale firmato con la Francia, realizzare l'involucro per il primo esperimento per quanto riguarda la realizzazione di una centrale nucleare a fusione nucleare, un abruzzese si aggiudica il contratto per 380 milioni di euro per fare il capannone, questo qui 13 mesi di viaggi, di fogli di carte, di incomprensione. E come pensate voi che quella famiglia, il management, le persone che hanno saputo della catena di lavoro di quell'azienda, che tipo di atteggiamento hanno quando vedono il ministro dell'industria che dice e pontifica, il TG non so quale che annuncia, anticipa e non accade, e poi loro nel concreto vedono il difetto di questa attività realizzativa che non viene facilitata, che non viene avvertita come una cosa che conta? Io ho visto assessori regionali correre rispetto all'organizzazione delle tavolate concernenti il premio Scanu, che è importante perché una regione non vive senza la cultura. Sta in avanti, Ornaghi lo spiega bene, lo dovrebbe dire con voce più impegnativa, ma è senza dubbio così. Ma stiamo scherzando alla forza che deve avere quello che una volta si chiamava il primo settore della produzione economica di un paese? Quello vuole fare, c'è il contratto, la possibilità di assumere 300 persone, e c'è un cincischiare, un nascondersi, un produrre da parte di tutti i passi laterali. Ma è chiaro che questo crea la rottura del rapporto di fiducia. C'è un'idea sbagliata della funzione del potere. Concludo, professore. Se in Abruzzo si faranno davvero le elezioni regionali, e si faranno nel senso che scuoteremo le famiglie, i cittadini, gli imprenditori, i cassintegrati, gli studenti, gli intellettuali, e andrà in onda una competizione tra quelli che hanno un'idea di questa regione, del potere di cui dispone questa regione, di quello che deve essere fatto per questa regione, e gli altri, io voglio vedere quanto spazio rimarrà per coloro i quali rappresentano l'antipolitica. È venuto questo gradevole comico a Pescara 6 anni fa, e lui, prima di diventare, diciamo, un anticipatore di politica altra, quando faceva gli eventi girava per la città per raccogliere, diciamo, occasioni di scherzi pubblici. Lui disse a Pescara: non ho avuto modo di raccogliere alcunché per dire contro al sindaco che governa questa città, ma neanche su una rotatoria sbagliata, neanche su questo, perché quando si va sul pezzo, quando si sta sul pezzo, è chiaro che lì si sigla un patto con i cittadini. Quando cioè si usa il potere, che questo è anche il tema, che uso si fa del potere, che idea si ha del potere? Ecco, io sono convinto che su questo anche le università dovrebbero riprendere a tuonare. A me piacerebbe, per esempio, oggi ho letto e concludo, che Maria Rita Lorenzetti può andare a fare o il componente dell'autorità dei trasporti o il presidente, magari. Quella è stata la migliore presidente della commissione dei trasporti dopo Silvio Spaventa, che si occupa dei trasporti per l'Italia pre-repubblicana, che l'Italia abbia conosciuto. Una donna straordinaria che ha reso la regione Umbra, e non solo, una delle migliori regioni d'Italia sul piano della dotazione infrastrutturale. Quando va in onda questo nel rapporto pensiero programmatico, vicenda politica, decisione istituzionale, beh, si crea quella condizione che San Marino voleva per i cittadini di San Marino, la perfetta funzionalità. Io ringrazio ancora il professore e chiedo scusa, diciamo, dell'entusiasmo del mio dire. Grazie, dottor Alfonso. Chiedo al presidente se vuole intervenire. Va bene, anche dopo? Sì. Preferisce dopo.
Allora scusi, perché tra l'altro devo anche purtroppo lasciarvi perché c'è un altro convegno sul lavoro a Pupello e barcameno e cerco anche di essere tutt'ora perché è difficile insomma soffermarsi su argomenti molto importanti e non avere sufficiente tempo. Io intanto vi ringrazio il professor Ungaro. Saluto l'onorevole Maran, gli amici Luciano e Camillo, sindaco e tutti gli amici che sono qui. L'argomento insomma è così suggestivo, impegnativo e complicato che richiederebbe un approfondimento perché intorno alla antipolitica soprattutto, al secondo aspetto del tema che ci avete posto in discussione, si gioca il futuro anche del nostro paese. Ovviamente tutti i giorni la politica non offre buone occasioni per dire che si può far tornare la politica al primato che le spetta. C'è un'enfatizzazione a volte, c'è un'approssimazione, c'è la demagogia, c'è il populismo. Tutti ingredienti di un prodotto che francamente allontana ulteriormente i cittadini dalla politica. Ma questo poi è ciclico, lo diciamo da sempre, io svolgo attività politica da molti anni, insomma ho avuto anche esperienze assieme a Luciano nei giovani democristiani, un'epoca suggestiva e interessante della politica italiana, quando c'era la guerra fredda, quando ci scontravamo con i comunisti, insomma da una parte. Enrico, la logica di oggi, poiché mi hai consentito un tronetto, mi fece diventare lui dirigente nazionale dei giovani DC, nella logica di oggi si potrebbe anche intravedere una specie di reato, perché potevi avere la convenienza successiva. Quindi, naturalmente, insomma, il periodo veramente interessante della politica. C'è bisogno di molta sobrietà, io vado per flash, voglio rubare qualche minuto, altrimenti rischio veramente poi di insomma non interessare il Vittorio. Però sono preoccupato perché rileggendo un po' la storia, rileggendo gli avvenimenti che ci sono stati dopo la grande stagione di Tangentopoli, la politica non esce dalle secche della crisi, no? Partiamo dal 22-24. Il fascismo doveva essere proprio la reazione alla corruzione parlamentaristica del paese, poi insomma abbiamo il movimento del nuovo qualunque, abbiamo Berlusconi, adesso abbiamo Grillo, insomma sono stagioni che purtroppo hanno segnato la storia dell'antipolitica o della estremizzazione della politica nel nostro paese. Del resto anche in Europa ci sono segnali in tal senso, insomma in Grecia, in Germania, l'estremismo, l'antipolitica. Dobbiamo fare un po' una riflessione che intanto la democrazia è minacciata dall'antipolitica, come dalla corruzione, come dalla insensibilità della politica nei confronti dei problemi. Quindi c'è il rischio che nella semplificazione si possa veramente pensare all'uomo forte, all'uomo che magari costa meno, all'uomo che non appassiona il dibattito nei consessi degli enti locali o nel Parlamento, l'uomo forte che dice guarda io risolvo tutti i problemi, magari riesco anche a superare la crisi, riesco a magicamente ad annullare i costi della politica e poi un altro non solo, per molti aspetti i costi della democrazia che dobbiamo sopportare perché altrimenti la democrazia non ne gioverebbe. Una riflessione, adesso la colgo dall'esperienza di Luciano Sindaco, anche io dalla mia esperienza di sindaco, piuttosto che quella del Presidente della Provincia. Lui dice che bisogna stare sul pezzo e si deve avere un'idea non sbagliata della funzione del potere. Guardate, non a caso, per esempio, i sondaggi che ci sono, ma sono anche quelli più attuali, portano ad un gradimento importante dei cittadini per i sindaci o per i loro sindaci, mentre c'è un divario incredibile, drammatico negli alti livelli che vanno dalla regione, per non parlare del Parlamento e del governo del paese.
Perché? Perché il sindaco che sta sul pezzo, ecco, l'esperienza di Pescara, per esempio, un'esperienza lodevole, ma io non lo dico perché insomma sono legato a Luciano d'amicizia, ci conosciamo 30 anni, sono stato il suo, come dire, sostenitore per quella poltroncina che l'ho avviato nel firmamento della politica anche nazionale, ma perché francamente ricordo la trasformazione di quella città e stare su tutte le questioni di quella città, che ha fatto di Pescara una città trasformata, vivibile, a misura anche di un progetto amministrativo e politico che voleva coinvolgere questa città e farla diventare anche un po' il centro del, del politico e geografico dell'intero Abruzzo, che non aveva avuto fino ad allora, parliamoci chiaramente, insomma, l'Aquila rispetto a Pescara ha sempre avuto esercitato un peso molto importante, perché si curava anche il dettaglio, perché l'amministrare e rispondere ai bisogni dei cittadini significa costruire quel ponte antidivorzio tra i cittadini e la politica e l'amministrazione. Facendo in questo modo i consensi arrivano e arrivano in modo copioso anche al di là dell'esercizio del potere fasullo e sbagliato che magari in molte occasioni si fa attraverso il clientelismo, attraverso altre forme sicuramente non giuste di esercitare il potere stesso. Allora, io vorrei veramente che insomma questo paese uscisse da una crisi così profonda, che la politica tornasse ad avere il suo primato, ma soprattutto che tutti in qualche modo costituissimo una forza in grado di affrontare i problemi veri, soprattutto quelli economici, soprattutto quelli dell'occupazione, senza demagogia e senza populismo. Guardate, anche questo, purtroppo, questa piazza virtuale che sono i network sociali, gli stessi giornali, no? Che insomma purtroppo sono i replicanti di Facebook, perché non c'è mattina che si apre un giornale non c'è il titolo sensazionale, c'è sempre il titolo sensazionale, c'è sempre l'empatizzazione, c'è sempre l'estremizzazione. Vorrei che si tornasse veramente a discutere, non per spot, ma a discutere in maniera concreta sui problemi del paese, che sono quelli che interessano i cittadini. Se noi riuscissimo veramente ad affrontarli, al di là della crisi che investe il paese, che investe il mondo, dell'occupazione che ristagna, delle persone che a fine mese non ce la fanno, probabilmente riusciamo a riannodare i rapporti con gli stessi cittadini. Certo è molto difficile, io penso francamente che non c'è niente che funzioni bene, no, non c'è niente che funzioni bene. Io faccio il presidente della provincia, e quindi insomma, tra l'altro sono sempre così vicino ai focolai di crisi. Ieri abbiamo parlato della Sixty e quindi trovi 400 persone sotto il Ministero dello Sviluppo Economico a protestare perché non hanno futuro, perché hanno paura del futuro, perché magari ci sono famiglie che, anche numerose, che non hanno, una buona parte dei componenti non ha lavoro, sono tutte e due casse integrate. Ci misuriamo con l'inefficienza del paese. L'esempio di Ortona, lui si riferiva, io mi riferisco un po' alle battute di Luciano perché non ho avuto il piacere di ascoltare chi mi ha preceduto, compreso Camillo. L'idea di Ortona, cioè quello che succede ad Ortona, una grande azienda che riesce ad avere una commessa importante che può perdurare nel tempo, quindi può strutturalmente dare lavoro a 300 persone, deve purtroppo confrontarsi con una burocrazia e con una politica completamente avulsa dalla realtà. In alcuni casi, bisogna dirlo francamente, c'è chi ci mangia, no? Ti rallento la procedura perché tu possa venire da me e quindi puoi immaginare perché uno va da qualche persona. O in un altro caso è perché c'è questa lentezza, c'è questo modo di fare. Oggi ho ricevuto una mail da un ricercatore del Mario Negri Sud, il quale mi dice: guarda, apprezzo quello che stai facendo per salvare il Mario Negri Sud, eccetera, eccetera, però voi avete scambiato il giorno con un mese, no? Cioè ogni giorno per noi diventa un mese. Io vi ho spiegato che non è il caso per questa vicenda, perché ci sono problemi tecnici molto importanti, però è vero, cioè dare risposte ad un imprenditore che vuole investire, che vuole creare occupazione, è una risposta lenta. Allora, c'è bisogno di grandi riforme nel nostro paese, credo che uno dei grandi problemi, guardate, io forse lo banalizzerei, ma penso che dall'esperienza amministrativa e politica che ho, io direi che questo modo di comportarsi,
che tutto è complicato e difficile, che nessuna cosa è facile, allontana il cittadino dalla politica. Guardate, anche il dipendente, l'altro giorno ho fatto un richiamo pesantissimo ai dipendenti della provincia dicendo loro: guardate, c'è un codice di comportamento che dovete rispettare, leggetelo, perché è veramente un capolavoro che è stato approvato nel nostro paese, perché poi è una legge dello Stato, vi prego di rispettarlo. Ovviamente i sindacati, insomma, la parola più dolce che hanno usato nei confronti delle mie parole era un atteggiamento deprecabile. Guardate, quando si va alla provincia e bisogna ottenere un'autorizzazione ad esercitare una qualsiasi attività economica, dico la provincia perché magari sono presidente, quindi mi assumo responsabilità, o al comune o alla regione, e ci vogliono mesi interi, guardate, non c'è più possibilità. C'è un mondo che cambia, la globalizzazione, alcuni aspetti importanti che portano a delocalizzare aziende, perché trovano non solo nel costo del lavoro, insomma noi non riusciremo mai a competere, perché pensare di avere uno stipendio di 250 euro come ce l'ha un operaio della Serbia, siamo fuori dal mondo. Ma competere sull'energia non competiamo, perché abbiamo fatto una scelta di campo precisa contro il nucleare, ma se noi non riusciamo a rendere efficiente il sistema Italia, il problema vero è che veramente la gente si allontana ancora dalla politica. Gli esempi, no? Questi esempi ultimi dell'uso delle risorse nei consigli regionali, nei partiti, eccetera, eccetera, cose che tutti conoscono, no? Che purtroppo è trasversale a tutti i partiti, a tutti i gruppi parlamentari, a tutti i gruppi consigliari. Bisogna essere consapevoli che c'è da riformare, basta essere già un bifronte di questo paese. Noi parliamo bene, ci poniamo di fronte ai cittadini nel dire tutte le cose giuste, ma di questi problemi ne parliamo da 40 anni, da 60 anni, e poi non ci sono dei provvedimenti concreti. No, i gruppi consigliari continuano a fare quello che magari è stato fatto a Milano, i gruppi parlamentari fanno quello che è stato fatto nella Lega, eccetera eccetera. Guardate, in una semplificazione, in alcune battute, vi voglio dire che se non facciamo emergere e se non dissotterriamo delle buone prassi nella politica, credo che non ci sia spazio. L'onorevole Maranno potrà dire: guardate, purtroppo i sondaggi sono un po' preoccupanti, no? La legge elettorale va bene, deve garantire chissà chi e chissà come, ma francamente c'è il rischio che il Presidente della Repubblica sarà costretto a dare incarico a formazioni, diciamo, populiste, che non sono le formazioni forse più importanti e più significative di questo Paese. Allora, veramente, rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di dare senso alla politica. La politica a me piace considerarla come la considera un grande Papa, Paolo VI, che diceva che deve essere la più alta forma di carità cristiana. Per chi la esercita, io sono orgoglioso di esercitare la più alta forma di carità cristiana, in modo corretto, in modo serio e cercando di corrispondere alle esigenze e ai bisogni dei cittadini. Guardate, veramente, discutiamo anche in questa regione, capito? Discutiamo in questa regione come poter dare un senso ad una iniziativa che torni a far brillare la politica e a farla diventare, diciamo, patrimonio di tutti i cittadini attraverso la partecipazione. E cerchiamo anche di essere duri nei confronti di chi vuole strumentalizzare e di chi vuole usare demagogia solamente per scopi propagandistici elettorali. Questo è un sistema che riguarda un po' tutti. Io ci provo a, insomma, mettere in campo non solo l'esperienza, ma un modo di pensare che personalmente ritengo giusto. Buon lavoro a tutti. Ringrazio il presidente Giuseppe Antonio e lascio la parola all'onorevole Marano. Intervengo volentieri, ringrazio per l'occasione, che è anche un'occasione per salutare alcuni amici. Intervengo, cerco di dirvi come la vedo io, in maniera molto schematica, ma cercando anche di usare qualche immagine, insomma, un po' efficace. Ecco, tanto comincio da questo. Le nostre difficoltà sono essenzialmente le difficoltà del nostro paese, ma anche le difficoltà individuali di ciascuno di noi. Sono difficoltà di adattamento.
noi fatichiamo a adattare la situazione commerciale del paese, il nostro modo di vivere, di lavorare, il modo di produrre, ad un mondo che sta cambiando, è già cambiato, e sta cambiando vorticosamente. E le crisi non sono un'eccezione nel sistema capitalistico, sono una regola. Attraverso le crisi il sistema evolve, cambia. Dal capitalismo degli esordi descritto da Dickens al welfare state ce n'è passato. E il sistema si è adeguato e si è adattato in maniera appunto da consentire il progresso, la metto così, terra a terra. E noi abbiamo un sacco di difficoltà, però, ed è il punto di partenza che vorrei sottolineare, abbiamo il periodo di vita più alto della storia dell'umanità e il periodo di pace più lungo della storia d'Europa. Cioè, partiamo da elementi che ci consentirebbero di affrontare, insomma, i guai che ci saranno, ma con una certa fiducia. Che succede invece? Che le difficoltà di adattamento, e da qui poi non la critica politica che è sensata e giustificata, ma l'antipolitica, sono manifestazioni di rancore, cioè la voglia e naturalmente l'impossibilità di dare soluzioni semplici a problemi complessi. I problemi restano complessi perché quel tenore di vita più alto della umanità e un lungo periodo di pace sono stati pagati dagli italiani e il prezzo è stato alto, nel senso che vi consiglio la lettura di un fondamentale libretto che è stato ristampato in questi giorni, che è quello di Cafagna, La grande slavina, dove individua nel ventennale di Tangentopoli, sono passati 20 anni e i problemi sono gli stessi, 3 elementi della grande crisi, cioè 3 elementi che hanno concorso a determinare quella che lui descrive la slavina, sono la crisi fiscale, una crisi morale e la crisi istituzionale. La crisi fiscale che cos'è? Che noi non riusciamo a provvedere al sostentamento dell'enorme struttura di welfare, di sostegno che abbiamo costruito. Dico welfare in maniera impropria, l'enorme struttura assistenziale che ha garantito il passaggio di un paese poverissimo, uscito distrutto dalla guerra, e ne ha fatto uno dei più importanti paesi industriali del mondo. Naturalmente con conflitti, in una condizione internazionale terribile, perché quel mondo diviso in blocchi aveva una frattura, una faglia che passava nel nostro paese, lo attraversava, e per impedire il divampare di un conflitto che poteva essere devastante, si è ricorso al debito e al finanziamento pubblico in maniera massiccia. E la crisi morale che ne è derivata è stata anche la conseguenza di questa intermediazione dello Stato che non ha precedenti tra tutti i paesi del, non solo dell'Europa occidentale, ma dell'Ocse, dei paesi avanzati. Il nostro paese, adesso lo dico, uso solo immagini per vedere che è efficace la definizione, assomiglia molto di più ai paesi dell'Est che non ai paesi dell'Ovest dell'Europa. E non a caso il decorso della crisi è molto più simile a quei paesi che non a quello che accade nel campo occidentale. Non a caso, perché se osservate, l'estensione e il ruolo dello Stato è un'estensione di un ruolo che non ha precedenti negli altri paesi occidentali. Naturalmente dico le cose in linea schematica, andrebbero un po' approfondite. E non per caso, il terzo elemento di questa slavina, su cui poggia la slavina, è appunto una crisi istituzionale che non ha ancora trovato una definizione. E mi spiego meglio. Quando si parla di crisi fiscale, di crisi morale, tenete conto dell'intreccio. È ovvio che la esigenza di pulizia e di moralità è un'esigenza di per sé politica, ma è ovviamente temporalmente collocata, perché non molti anni fa si tollerava le pensioni di validità false. Ma perché? Perché il beneficiario si tollerava, evidente che alludo all'opinione pubblica, perché il beneficiario comprava la Fiat, dico tanto per capirci. Cioè era un sostegno della domanda, l'uso di denaro pubblico, seppur impropriamente, consentiva di sviluppare l'economia nazionale. Dico Fiat, avrei potuto dire Indes, quello che volevo dire. Quando il beneficiario ha cominciato a comprare la Toyota, è caduto il palco, cioè la globalizzazione, l'internazionalizzazione, il fatto che noi non sappiamo neppure se questa giacca o questo vestito siano prodotti in Italia o dove diavolo,
rende impossibile utilizzare quelle armi di sostegno per far crescere la nostra economia. Se noi oggi distribuissimo denaro, non saremmo in grado di determinare di per sé, solo con questo fatto, una crescita del nostro PIL, perché quello potrebbe essere indirizzato dovunque, fino a quando le nostre merci, i nostri prodotti recano l'etichetta del Made in Italy, non è nemmeno detto che questi siano prodotti dalle nostre parti. Quindi ho fatto un esempio balordo, ma per dirvi che guardate che gli elementi della crisi sono finanziariamente connotati. L'altro elemento, lo stesso sostegno al sistema politico è stato talmente robusto da consentire di passare negli anni 80 un referendum sul finanziamento pubblico con il voto favorevole del 56% degli italiani, perché in quegli anni si stava combattendo una battaglia complicata contro il terrorismo. Cioè, in circostanze nelle quali le fratture emergono con quella violenza, storia d'Italia, una storia complicata, l'affidabilità del sistema istituzionale, nonostante gli scandali avessero segnato già gli anni 70 e in particolare poi gli anni 80, diventavano tollerabili all'interno di contesti emergenziali. Qual è il punto vero? Il punto vero è il nostro mancato adattamento. Il cambiamento ha forse una data, con l'omicidio Moro, da allora in avanti quell'esperienza è un'esperienza conclusa, l'esperienza di quel sistema politico, di quel sistema istituzionale. I tentativi che ci sono stati per adeguare il sistema al mondo che cambiava sono tutti fallimenti. Da questo ha origine una crisi che è ancora una crisi incontenibile. E cerco di dirla in maniera naturalmente sempre schematica, ma l'adattamento è a che cosa? E dico solo un paio di cose. E il primo punto, il mondo sta cambiando vorticosamente. C'è una canzone che qualcuno di voi conoscerà di Leonard Cohen, ha un verso fondamentale, Give it back that the wall. Restituitemi il muro di Berlino. Poi naturalmente prosegue con una frase in cui dà l'idea dello spaesamento, del rancore, le cose stanno scivolando e stanno scivolando in tutte le direzioni. Il punto qual è? E non è la crisi finanziaria. Quando uno storico tra cent'anni sarà chiamato a descrivere i primi anni del nuovo secolo, del nostro secolo, l'evento più importante non sarà la crisi finanziaria. L'evento più importante sarà quello che già oggi gli americani descrivono come the rise of the rest, la crescita del resto, degli altri. La uscita di massa, più grande uscita di massa dalla povertà nella storia del mondo. E l'elenco interminabile, non è solo la Cina, l'Asia di cui tutti parlano, ma dal Brasile al Sudafrica. Due anni fa 30 paesi africani, sono due terzi del continente, hanno avuto un tasso di crescita, hanno cominciato con un tasso di crescita superiore al 4%. E è evidente che assistiamo ad uno spostamento di ricchezza, se che ha un movimento, una velocità e una direzione senza precedenti, dall'ovest all'est del mondo. Questo comporta un diverso bilanciamento nella quella che si definisce come la bilancia del potere. E noi assistiamo a un cambiamento demografico che non ha precedenti. Uno dei problemi più grandi del nostro paese è il collasso di intere generazioni di giovani. Assistiamo a un cambiamento nella forma e nella struttura della famiglia, che si fa plurale, che non è più quella cosa che abbiamo conosciuto quando eravamo piccoli. E un altro degli elementi che lo cito perché descrive una delle più grandi ossessioni del nostro paese è il cambiamento in una delle condizioni che davamo per scontate. La nostra sicurezza era garantita da altri, gli Stati Uniti. Non soltanto garantivano la nostra sicurezza rispetto al blocco avversario, ma garantivano alcuni servizi fondamentali. L'accesso alle risorse energetiche, la libertà dei commerci e dei mari. Se ci fate caso, questa non è una garanzia che né gli Stati Uniti né vogliono né possono più garantire da soli. Noi abbiamo la nostra flotta impegnata nel Golfo contro la pirateria. Era dal 700 che succedeva, assieme ad altri paesi europei, perché ovviamente gli Stati Uniti chiedono a noi: siete più ricchi di noi, voi europei, dateci una mano, cercate di contribuire assieme a noi alla garanzia di alcuni beni fondamentali. Per garantire l'accesso alle risorse petrolifere, ve la faccio breve in sostanza, noi abbiamo in Italia impegnati 30 paesi. Nemmeno l'Italia fascista
di Mussolini aveva un impiego così variegato all'interno dello stacchiere, non soltanto quello vicino, anche quello lontano. E, naturalmente, quando uno va a casa, la gente va a casa, ciascuno di noi va a casa e accende la luce, non si chiede da dove viene, ma la domanda andrebbe fatta e bisognerebbe chiedere che cosa dobbiamo fare un giorno noi per assicurare che quando la gente va a casa e accende la luce questa ci sia. Posto che lo scorso anno abbiamo votato un referendum contro il nucleare, naturalmente si può, ed è tutto legittimo dire non nucleare, ma poi bisogna dire tanti sì. E noi continuiamo a dire no alle paleoliche, no ai rigassificatori, no alle biomasse, ed è ancora terminato. Il che però ci costringe sempre ad una fatica nell'adattamento, perché non si può non definire i nostri interessi nazionali, come è stato detto poco fa, in maniera nitida, perché altrimenti lo si fa comunque. Noi controlliamo militarmente il Montenegro, perché c'è lo sbocco a mare di South Stream. Noi abbiamo una presenza militare dal Libano all'Afghanistan, perché ci sono enormi ragioni anche di ordine energetico. Quindi una discussione pubblica in cui si rimuovano elementi fondamentali dei nostri interessi, della nostra proiezione in termini nazionali, rende questa discussione una discussione che alla fine non soltanto fa i problemi, ma di nuovo cerca soluzioni semplici a problemi complessi, non si può. E abbiamo ritirato, non molti mesi fa, i nostri contingenti dalla Libia, dove siamo stati impegnati in una guerra, naturalmente con un mandato dell'ONU, ma che dà la dimensione delle cose che cambiano, non solo la dimensione delle cose che cambiano, ma anche di quanto questo avvenga con degli elementi che ad esempio in altri paesi sarebbero considerati del tutto irrituali, e non soltanto irrituali, contrastanti le ragioni fondamentali dello spirito pubblico. Noi stiamo combattendo due guerre, una in Afghanistan e una in Libia, senza che la vita delle famiglie fosse interessata. Questo descrive anche un paese, con tutti i guai che ha, che è un paese così ricco, che riesce a intervenire in uno scenario del genere senza nemmeno una manovra finanziaria. La Costituzione degli Stati Uniti è esplicita in questo, e tanto che poi le leggi sono conformate, e non a caso la Costituzione della Guardia Nazionale della Riserva viene impegnata regolarmente nei conflitti, perché non deve essere possibile deliberare lo stato di guerra senza influire pesantemente e direttamente nella vita dei cittadini, perché altrimenti sarebbe troppo facile, naturalmente per loro è giustificato da uno status di potenza, ma sarebbe troppo facile intervenire con lo strumento militare dovunque senza che questo comporti un dibattito pubblico. Vi ho citato un esempio paradossale, ma per dirvi che noi siamo sempre su un crinale in cui le cose si fanno ma non si dicono. Non è un elemento, cioè uno dei cambiamenti profondi che noi dovremmo affrontare è anche un cambiamento nel dibattito, nello spirito pubblico, e non possiamo più trattare gli italiani come se fossero dei bambini. Il vecchio sistema dei partiti aveva anche questo atteggiamento pedagogico, no? Questo ruolo in qualche misura sostitutivo. Era appunto la Costituzione materiale, si fondava sui grandi partiti, perché la data di nascita del nostro paese in realtà è l'8 settembre, lo Stato scappa e i partiti gestiscono come possono e quello che possono. E con il 92, con Tangentopoli, la vicenda è finita, e noi non possiamo avere partiti deboli, e non torneranno mai più quello che sono stati, e istituzioni deboli. Noi dobbiamo cercare di rafforzare le istituzioni in senso lato. Il dibattito pubblico deve essere una cosa che non può essere consegnata al gabibbo, perché noi altrimenti rischiamo di farci molto male per l'avvenire. E vi ho detto semplicemente alcuni elementi. L'elemento che impone un adattamento, e forse quello più grande, è il venir meno, grande spostamento, che noi abbiamo voluto, assecondato, perché è stato uno dei elementi fondamentali della nostra rinascita dopo guerra. È quello della crescersi della dimensione sovranazionale, l'Unione Europea in particolare, e della relativo indebolimento dello Stato nazionale. Questa è una dimensione incompiuta, perché è evidente che noi non possiamo andare avanti con uno Stato nazionale che conta sempre meno e con una Unione Europea che non conta tanto quanto dovrebbe contare come Unione Collettività. Una delle proposte che molti di noi hanno avanzato, ma che devono secondo me ritrovare il capo, è quello dell'elezione diretta rapidamente del Presidente della Commissione Europea. Cioè noi dobbiamo trovare un elemento di
condivisione di responsabilità comune con gli altri paesi dell'Unione nelle elezioni di direzione dell'esecutivo prima che finisca male, tanto per metterla sempre in maniera politica. E noi non possiamo pensare che la dimensione statuale non conti. L'esercizio dei diritti di cittadinanza, l'esercizio dei diritti politici, l'esercizio dei diritti sociali, il welfare state, sono ancora garantiti dalla dimensione nazionale. Se questa viene meno, è evidente che quei diritti si devono ricostruire e adattare su una dimensione diversa, altrimenti semplicemente rischiamo di perderli. E il nostro problema specifico, adesso cerco sempre di farla di corsa, per non farla lunghissima, in questa fatica di adattamento, in questo mancato adattamento, ha alcuni elementi che sono riconoscibili e che sono di nuovo elementi permanenti nel nostro dibattito, spesso nascosti dalla furia iconoclasta, dell'antipolitica, via tutti. È la cosa più semplice. Dire che cosa bisogna cambiare e che cosa deve andare via è un po' più complicato. In un paese che ha 8 corpi di polizia, tra i quali sono militari, Guardia di Finanza, Capitanato di Porto e Carabinieri, che ha 5 flotte, si utilizza la Guardia Forestale come polizia giudiziaria per le indagini e la polizia penitenziaria ha una propria flotta per spostare i detenuti. Ecco, in un contesto del genere, dopo la riforma del titolo V, sulla quale tornerò, perché ci siamo dati, poi facciamo finta di averlo dimenticato, un assetto federale che mutua grosso modo il sistema tedesco. E quindi non è possibile mantenere quello di prima che mutua grosso modo il sistema francese. Noi una ragione ce la dobbiamo fare, o questo o quello. E in un sistema che abbiamo costruito così dovremmo dire una cosa molto semplice. Una polizia federale e una polizia locale. Punto. Abbiamo 4 servizi segreti che avevano a che fare con il vecchio sistema, per cui i servizi segreti servivano soprattutto a controllarsi a vicenda e raramente ad avere un impatto oltre le dimensioni territoriali nazionali, in un contesto in cui allora erano i servizi NATO a provvedere quasi a tutto. Ma insomma, l'elenco è interminabile, non ve lo faccio, ma dire che cosa bisogna cambiare è molto più difficile che non dire vabbè, adesso si volta semplicemente pagina, magari trovando nuovi interpreti delle stesse vecchie idee. E no, noi dobbiamo cambiare quelle idee, dobbiamo mettere mano ad una nuova articolazione, non semplicemente mantenere tutto così com'è pensando di trovare nuovi protagonisti, se no finiamo fuori strada. In questo contesto le cose che ricordo sono semplici, 1, 2, 3.